schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video, come vi avevo promesso, vi porterò un po' di completi maschili fatti con il personaggio femminile. Allora, questi qui sono tutta una serie di outfit che io ho preso dalla lista, quindi ci sono magari alcuni che non escono fuori, nel senso che comunque non vengono. E ci sono alcuni che li ho creati io, ho provato a creare qualcosa, però comunque sia ci vuole molto 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 tempo per capire quali sono i pezzi che vanno, quali sono i pezzi che non vanno, quello che devi mettere, quello che non devi mettere e come li devi abbinare. Comunque, come già detto, in linea di massima questi sono tutti i pezzi che io ho messo, diciamo sono tutti gli outfit, diciamo, che sono sulla lista, ragazzi, non è che li ho creati io o cosa, sulla lista c'è scritto outfit, io ho preso e ho fatto quel determinato outfit. Allora, qui andremo un po' in velocità perché comunque ci sarà la parte del video in cui andremo a creare la gara, in cui faremo il tutto e quindi sarà parecchio in velocità. Comunque sia, per il video integrale, ragazzi, vi lascerò una scheda qui in alto a destra dove trovare sia il video per fare gli outfit al femminile sia il video per fare, diciamo, il glitch completo, perché qui non è che vi sto a spiegare più o meno come funziona il glitch, però vi sto semplicemente facendo vedere in che modo dovete fare per creare gli outfit. Non ho voluto tagliare questa parte del video perché comunque ho preferito lasciarla, non per il tempo di VIEV assolutamente, anche perché il video dura meno di 10 minuti, quindi a me delle visualizzazioni o del pagamento di YouTube me ne sbatte la minchia, quindi ve lo dico proprio palese. E quindi andiamo a vedere gli outfit che sono stati creati. Allora, innanzitutto ragazzi, vado per dirvi che io ho messo la play in inglese per cercare di capire meglio la lista, quindi lo consiglio di fare anche a voi, mettete la play in inglese, è semplicissimo, ovviamente fatelo prima di aprire GTA perché altrimenti vi chiuderà il gioco se lo fate a gioco aperto, e una volta che avete fatto ciò diciamo che siete già a buon punto. C'è una parte, ragazzi, che sulla lista che è scritto bottoms. Allora, i bottoms sono le parti inferiori, top sono tutte quante le parti superiori, canotte, cazzi e mazzi, e poi vabbè ci sono glasses che sono gli occhiali, ci sono i guanti, ci sono un sacco di cazzi, e ovviamente è scritto tutto in inglese, per questo vi consiglio di mettere la play in inglese in maniera tale da poter trovare tutto quello che è elencato nella lista e poterlo abbinare. E quindi qui andiamo a vedere, diciamo, un po' tutti i completi che sono usciti fuori. Ci sono alcuni che sono decenti, alcuni che sono indecenti, alcuni che si vedono, alcuni che non si vedono, insomma ragazzi c'è tutta una serie di completi. Allora, il glitch funziona, questo mi sembra il più carino, diciamo il più decente, anche qui ci sono delle parti del paramedico, insomma si possono tirare fuori tante cosine se volete, ragazzi, solamente dovete avere un po' di pazienza nel cercare tutti quanti i vari pezzi per poterli fare e riportare nel personaggio, insomma. Che altro dire, ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. No mercy.